La benedizione dei suoi no, e stiamo parlando dei no di Dio. Vedete, incassare un no è una cosa che molte volte noi non siamo abituati, e a volte anche quando incassiamo un no rimaniamo male, no? Perché noi abbiamo una speranza, andiamo a chiedere un favore, no. E quando arriva il no, si vanno un po' ad aprire le porte del nostro cuore, perché davanti ai no che si vede che cosa noi abbiamo dentro, perché davanti ai sì siamo tutti quanti felici e contenti, ma il no è terapeutico, ma è anche rivelatore di quelli che sono i segreti del cuore, la condizione della vita nostra. E molta gente per i no soffre, per i no si divide, per i no insomma ci sono guerre, ci sono tensioni, insomma i no sono cose che non piacciono a nessuno, però noi ce li dobbiamo far piacere, perché noi non abbiamo una amministrazione terrena, non vogliamo essere guidati dalle nostre passioni, dalle nostre aspettative, ma abbiamo pregato: Signore, ti do la vita mia. Che cosa significa? Ti do la vita mia, se poi noi vogliamo fare quello che vogliamo noi. Quindi dare la vita al Signore, accettare la sua signoria, significa mettersi davanti a questo. Ma nei no di Dio non c'è il no imperiale, no e basta, ma c'è il no paterno, il no misericordioso, il no pieno di grazia, il no pieno di insegnamento, il no pieno di informazione, il no pieno di guida. Insomma, i no di Dio sono una grande benedizione. Però per capire questo ci vuole un po' di tempo, e soprattutto se noi abbiamo un carattere immaturo e infantile non riusciamo a capire i no di Dio. Quando arriva il no, tante volte noi diciamo: ma come, pure Dio dice no? Non bastano le persone, anche Dio dice no. E sembra che Dio, insomma, che dovrebbe essere così buono e così disponibile, neanche lui vuole fare quello che noi vogliamo. Ora voglio raccontarvi la storia di un uomo che era piccolino, era una persona che valeva poco, faceva il pastorello di pecore. Ma un giorno Dio lo prese, lo unse potentemente e quest'uomo divenne grande, grande. La Bibbia dice Davide divenne molto grande. Lui estese il suo regno e Israele con lui conobbe una gloria che mai pensava di avere. La sua vita fu una vita piena di successo, la sua vita fu una vita importante, una vita di impatto. Ancora oggi si celebrano le gesta di Davide, non solo in ambito religioso o spirituale, ma anche la storia, lo stesso simbolo di Israele, la stella di Davide, la bandiera. Quindi significa che è un uomo che è rimasto non solo nella storia, ma è rimasto anche nel cuore di popoli, almeno i popoli che amano Israele. Oppure è uno che viene odiato dalla gente che odia Israele. Ma lui un giorno si mise in testa a dire: ma io mi sono così ingrandito, ho un palazzo meraviglioso, un palazzo di cedro, perché lui aveva fatto amicizia con alcuni re e questi re gli fornivano tutto quello di cui lui aveva bisogno, si era fatto un palazzo meraviglioso. L'arca era stata portata finalmente in Israele, anche se è successo un episodio terribile. E un giorno lui stava parlando con un profeta, con Nathan, disse: Nathan, io avrei in cuore di costruire pure una casa a Dio, perché lui è stato sempre nelle tende, nel deserto, insomma, io che sono grande voglio fare qualcosa per questo piccolo Dio. In qualche modo nel suo ragionamento, anche se sembra un po' ridicolo quello che sto dicendo, ma è la verità. Lui stava dicendo: io voglio fare una casa a Dio, perché lui è abitato nelle tende, insomma non è giusto che io abbia la casa e Dio non ce l'abbia. In poche parole, era un buon re che voleva fare qualcosa per il povero Dio. E a quel punto significa che questo suo proponimento, pieno di buona intenzione, rivelava la sua mancanza di conoscenza di Dio. Non aveva una rivelazione piena. Ecco perché i no ci formano, i no ci ammaestrano, i no ci istruiscono.
Attraverso questa storia noi vedremo come andrà a finire e come Dio educherà Davide e come alla fine di tutto ciò vedremo la preghiera che farà Davide alla fine e capiremo che cosa è successo da questo suo proponimento. Insomma, nel palazzo del re Davide si incontra col profeta Nathan, il quale più avanti gli dovrà anche profetizzare delle cose abbastanza gravi, ma in questa occasione Nathan, pieno di buonismo, disse: ma se non la costruisci tu una casa a Dio, ma chi la deve costruire? È normale che tu gli devi, ma tu senti nel cuore che devi costruire la casa a Dio, io posso costruire la casa a Dio. E Nathan disse: sì, costruisci la casa a Dio, era un profeta. E allora Davide si fortificò, ma mentre il profeta se ne andava, lo Spirito Santo disse: Nathan, ma tu hai sentito qualche voce? A chi ti ha detto questa cosa? E allora disse: vai di nuovo da Davide e vagli a dire che lui la casa non la può costruire, la farà suo figlio, in un altro tempo, in altri modi, ma lui non può fare quello che il suo cuore desidera. E allora questa storia assume tutto un contorno che rispecchia un po' la vita nostra, perché vedete, la Bibbia è un libro storico, però qui c'è la descrizione della nostra vita, della nostra giornata, della tua condizione. Quanti sogni ci sono nel tuo cuore? Quanti sì tu desideri, ma che vengono dalla tua volontà, come un po' i bambini, no? Che desiderano tutte le cose, poi un bambino al supermercato vuole tutto, questo lo voglio, questo lo voglio, questo lo voglio, allora ci sono i no, ma quei no perché sono detti non per la volontà di dire no, ma per l'immaturità del bambino. E così Dio vuole educarci oggi affinché possiamo essere credenti maturi, una chiesa matura, capace di ricevere il sì, ma anche di incassare il no, dicendo è una benedizione del Signore. Seconda Samuele, al capitolo 7, il re si stabilisce nel suo palazzo, il Signore ormai gli ha dato riposo, tutti i nemici sono stati vinti e lui disse al profeta Nathan: guarda, caro profeta, io abito in un palazzo di cedro, pure l'arca di Dio sta sotto, ma l'arca di Dio sta sotto una tenda. E Nathan rispose al re, capì che lui voleva che quell'arca fosse messa in un tempio: vai e fai tutto quello che hai in mente di fare perché il Signore è con te. Vedete, anche noi, a volte la Bibbia dice, discerni le profezie e trattieni ciò che è giusto. Una persona che ha detto 100 volte una cosa buona, non significa che la 101ª volta è per forza buona. Noi dobbiamo avere discernimento, fratelli cari, da intendere quello che ascoltiamo, quello che leggiamo, quello che sogniamo, quello che pensiamo. Abbiamo bisogno di maturità. E allora il profeta, ma quella stessa notte, mentre Nathan andava a dormire, lo Spirito di Dio lo inquietava e lo richiamò, gli tirò le orecchie. Caro profeta, il profeta è tale quando parla al posto di Dio, non lo è quando parla di testa sua. Guarda il mio servo Davide e digli, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abito? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto e fino ad oggi ho viaggiato sotto una tenda, in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele perché non mi costruite una casa di cedro? Non era la sua volontà. Ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti. E Dio comincia a dire: parliamo della tua storia. Caro Davide, tu sei grande, ma io ti ho preso. Da dove? Dagli ovili. Tu puzzavi di pecora. La tua giornata è una giornata quasi inutile, avevi poche pecore, stavi lì, facevi il formaggio, tenevi le pecore lì a bada. Cioè, io ti ho costituito re di Israele, non tu. Io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe del mio popolo, il principe di Israele. E sono stato io con te, dovunque sei andato, io ho sterminato davanti a te i tuoi nemici. Non è il tuo braccio, non è la tua potenza, non è la tua capacità. Io renderò grande il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Io darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua
e non sia più turbato, e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. E io ti darò riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il Signore ti annuncia questo, e qui lo sconvolge: sono io che faccio una casa a te. Sono io che faccio una casa a te. Sarà Lui che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e ti riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al tuo trono dopo di te la tua discendenza e il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il tuo regno. Egli costruirà una casa al mio nome, io lo renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Sarò per lui come un padre ed egli mi sarà figlio, e se fa del male lo castigherò, convergato da uomini, con colpi da figli di uomini, ma la mia grazia non si ritirerà da lui come si è ritirata da Saul che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Nathan riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. Che cosa avreste fatto voi? Il tuo sogno non si realizza. Quello che tu vuoi fare, no. Mi hai offeso dicendo che tu fai una cosa per me, ma sono io che faccio una cosa per te. Invece Davide cosa fa? Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore? Come funzionano i no? Chi sono io, Signore? E che cos'è la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è palsa ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio, tu hai parlato anche dalla casa del tuo servo per un lontano avvenire. Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore Dio. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio, per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore hai compiute queste cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande. La Bibbia dice: Davide è diventato grande, grande, grande. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi. E quale popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formarsi il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto delle nazioni coi loro rei. Tu hai stabilito il tuo popolo Israele perché sia per sempre il tuo popolo, e tu, Signore, sei diventato il suo Dio. Dunque, o Signore Dio, la parola che hai pronunciato riguardo al tuo servo e alla sua casa, mantienila per sempre, fa come hai detto, il tuo nome sia lodato per sempre, si dica: il Signore degli eserciti è l'Iddio di Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabilita davanti a te. Amen. Fra poco prenderemo alcuni di questi versi e li ricorderemo, ma quello che ci interessa capire in questo momento è come cambiano le cose, come inizia questa storia, come termina con questa preghiera, che cosa è avvenuto, che cosa è successo. Se Dio avesse detto a Davide: sì, fai il tempio, Davide non avrebbe mai capito la natura di Dio, la rivelazione di Dio, lo scopo che lui aveva per la vita di Davide, per la formazione e il cambiamento. E allora questa storia deve diventare la nostra storia e dire: quante volte, vedete, anche nei nostri proponimenti, io devo fare qualcosa per Dio perché Dio se lo merita. Cioè io devo fare, ne ha proprio bisogno di me Dio, no? Io devo fare qualcosa per il Signore perché, insomma, non è giusto che io non faccia niente per Lui. Vedete, Dio ha fatto ogni cosa per noi, dandoci il suo Figlio come fondamento di tutto e come la prima cosa, il primato. Ma poi Dio ci ha dato il suo spirito, Dio ha scritto opere per noi, noi dobbiamo solo obbedire a ciò che Dio ci ha fatto. Ma per arrivare a questo abbiamo bisogno di una rivelazione che ci sgonfia e che esalta la gloria del Signore e che ci renda obbedienti per capire quello che Dio vuole da noi. E a volte noi lasciamo a Dio solo una possibilità di educare la vita nostra, ed è quella del no. Ora, c'è una difficoltà di base: noi abbiamo una teologia e un'aspettativa. La teologia è: ogni cosa che chiederete, Dio ve la darà. Abbiamo una teologia a sostegno, siamo pieni di passi biblici
E ogni cosa noi abbiamo il passo biblico per dire a Dio: guarda che tu hai scritto questa cosa, mantienila come un contratto. Ti raccomando, è scritto questa cosa, ma su tutte quelle cose noi dobbiamo leggere quello che è scritto prima e quello che è scritto dopo, non soltanto il passo che abbiamo letto. E allora abbiamo una teologia che a volte ci porta fuori strada, perché non è la vera teologia, è quella che noi abbiamo pensato. In più noi siamo pieni di aspettative. Qual è la nostra idea di Dio? Allora, Signore, io stamattina sto qua. Ci stanno fratelli che non ci stanno qui e io ci sto. Sono arrivato pure puntuale, altri sono arrivati alle 10:35, qualcuno alle 11, io invece sono arrivato pure puntuale. Quindi, Signore, se devi fare qualche miracolo, io sono qui. In poche parole, noi vantiamo davanti a Dio tutto ciò che noi siamo. E allora in questa discussione vediamo che noi abbiamo aspettative che Dio deve guarire nella vita nostra, perché la verità è che a noi non ci spetta nulla. La Bibbia dice che la nostra salvezza è sì per grazia, ed essendo per grazia esclude le opere, ed escludendo le opere esclude la nostra partecipazione, perché quello che Dio ha fatto l'ha fatto Lui. Ora questa non è la predestinazione, noi abbiamo accettato, riconosciuto, ci siamo dovuti ravvedere. Ma Dio ha preso l'iniziativa, Dio ci ha fatto grazia, abbiamo una teologia piena di aspettative, ed è vero che Dio fa miracoli, ed è vero che tanti di noi di miracoli ne hanno ricevuti, ma è altresì vero che come Dio ci ha detto sì, Dio ci può dire pure no, benedetto sia il nome del Signore. Giobbe arrivò a questa conclusione: Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore, perché Lui è sovrano, Dio è sovrano. Capire la sovranità di Dio è faticoso per la Chiesa ed è faticoso per i bambini capire che Dio è sovrano, capire che Dio è il Signore e che non tutto ciò che noi desideriamo Dio deve darci e che molte cose sono sogni nostri che non hanno niente a che vedere con la volontà di Dio. E qualcuno dice: e le promesse, ma tu sei sicuro che Nathan non te l'ha detto lui? Sei sicuro che Dio ti ha fatto le promesse o qualcosa invece qualcuno pieno di buona volontà perché ti vuole bene? Ti ha detto: tu farai questo, questo e questo. Abbiamo bisogno di discernimento. E abbiamo bisogno, quando ascoltiamo la voce di Dio, quando qualcuno ci parla dal posto di Dio, non di dire: gloria a Dio, il Signore ha parlato la vita mia. Davide ascoltò il profeta e andò ai piedi del Signore. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio e crediamo e pensiamo che è una parola per noi, andiamo ai piedi del Signore a dire a Dio che cosa ne pensa, se è veramente la parola che Dio ha rivolto alla vita nostra. E allora in questo caso vedete che la nostra teologia molte volte ci mette in difficoltà e quando Dio non risponde secondo quello che noi pensiamo, allora le cose vanno in una certa direzione. La Bibbia ad esempio dice che 3 volte Paolo ha fatto una preghiera a Dio e gli ha chiesto di essere liberato da un problema che aveva, una scheggia nella carne, un angelo di Satana lo schiaffeggiava. In poche parole, lui voleva essere liberato da una situazione. Lui pensava, nella sua mente, nella sua maturità, lui pensava: se io vengo liberato da questi problemi, farò di più per l'opera di Dio, perché non avrò né problemi fisici né attacchi spirituali, io potrò essere una persona più dedicata, Dio mi libererà e la vita mia sarà una potenza, perché se oggi con questi problemi riesco a fondare le chiese, a scrivere le lettere, a fortificare i fratelli, a risuscitare i morti, a guarire gli zoppi, a aprire gli occhi ai ciechi, che cosa succederà se Dio mi libera da questi problemi? Per 3 volte lui chiese a Dio: Signore, liberami questa cosa, perché vedi, un uomo come me, tu dove lo trovi per fare la tua volontà? Ma Dio per 3 volte gli disse no. Lui non capiva tutto questo e si trovò in difficoltà per questo fatto. Lo stesso Mosè, Dio, a causa di un suo problema caratteriale, motivato, sfidato, provocato dalla follia di questo popolo, dall'incredulità, dall'orgoglio e dalla opposizione che questo popolo gli faceva del continuo, un giorno anche Mosè, l'uomo più mansueto del mondo, si arrabbiò. Vedete com'è quel popolo nel deserto? È riuscito a fare un miracolo, a far arrabbiare l'uomo più mansueto del mondo. Ma a causa di quello Dio gli disse: tu non entrerai nella terra promessa. Mosè però ogni volta aveva a che fare con Dio, lui gli parlava faccia a faccia, diceva: ah, Signore, ci troviamo qui, quella cosa
quel fatto che avevi detto che io non entravo, si potrebbe cambiare questa storia. La Bibbia dice Dio si adirò. No, basta Mosè, parlami di tutte le altre cose. Dimmi chi sarà il tuo successore, chiedimi il tuo successore, chiedimi qual è la prossima tappa, chiedimi che cosa di fare miracoli, ma non chiedermi più di entrare nella terra promessa perché è una cosa chiusa. Incassare i no di Dio è una cosa non tanto facile, ecco perché noi dobbiamo diventare una chiesa matura per tutto questo, e incassare i no di Dio e non perdere la fede. Incassare i no di Dio e non perdere la comunione, incassare i no di Dio e non avere dubbi sulla natura di Dio, incassare i no di Dio e non mettere in discussione la sua natura, è un atto di grande maturità. Soltanto un credente maturo può dire questo e può fare come Davide è riuscito a fare in questa situazione. Ora, vedete, quando Dio dice no, che cosa fai tu? Pensiamo un attimo a come tu gestisci il no di Dio fino adesso. Che cosa fai? Però Dio mi ha fatto delle promesse. Non c'è più il Dio di una volta. È cambiato. Prima c'erano le promesse, le manteneva, adesso non le mantiene. E però qualche dubbio ce l'ho. Perché? E poi ti confronti. Perché a me no e a quello sì? Perché la cosa che io desidero non l'ho ottenuta e un'altra persona l'ha ottenuta? Comincia a fare il confronto con gli esauriti. Ci stanno gli esauriti e gli esauriti. Perché poi, perché a quella persona sì, a me no? Perché il no di Dio a volte non è un no globale, è un no personale. Dio a te dice no e un altro dice sì. Ora, secondo la moderna teologia e secondo tante punti di vista, molte persone si elevano e dicono perché c'è il peccato nascosto, perché hai problemi. No, Dio ti ha detto no, soltanto perché ti vuole bene. E soltanto perché ha degli scopi per la tua vita. Perché il sì di Dio impedirebbe la sua volontà per quello che egli ha pensato per te. E allora il no di Dio molte volte mette in difficoltà quelli che sono più immaturi nella fede. Ora, questa immaturità non ci dobbiamo offendere, ci può capitare in un momento a tutti quanti, anche se abbiamo anni di fede, a volte un no di Dio ci mette in difficoltà. Sapete, la storia più esemplare di tutto ciò è di colui che ha scritto il Salmo 73, un musicista importante, un salmista, si chiamava Asaf, il quale lui disse a Dio: Signore, ma c'è giustizia in te? Come mai? A me mi dice no, e agli empi, alla gente che vive nel peccato, tu gli dici di sì. E la Bibbia dice che Asaf stava dicendo: io in chiesa non ci vado più. Alcune persone fanno così, quando non hanno il sì, dicono in chiesa non ci vado più. Oppure non mi impegno più, vado a seppellire il dono, vado a seppellire il talento, Dio mi ha dato un compito, io non lo voglio più. Perché se lui dice di no a me, io dico di no a lui. E poi che dire dei dubbi, oppure di quella cosa che si conserva nel cuore, che è un sentimento ripetuto. Sapete, quando un sentimento si sente sempre, si chiama risentimento. Hai sentito e l'ho risentito. Quindi quando senti sempre la stessa cosa, diventi un risentimento. Perché a me Dio no? Perché a me Dio no? E dalle tue parole tu puoi capire che hai un risentimento verso Dio. E allora quello che troviamo qui è che dobbiamo imparare che i no di Dio sono una guida per la vita nostra. Vedete, un giorno l'apostolo Paolo aveva un desiderio, disse: voglio andare in Bitinia a predicare il Vangelo, ma Dio disse no, perché Dio voleva che lui andasse a salvare il carceriere di Filippi e tutte le altre persone che poi ha incontrato sulla sua strada. Dio ha detto no. Lui non capiva in quel momento, come quando Dio ti vuole usare, e a un certo punto Dio ti chiude una porta e tu dici: bah, forse mi sono sbagliato, ritorni a fare le cose di prima. No, se Dio ti dice di no è perché ha un'altra via per te, è perché ha preparato altre persone per la tua vita, perché ha preparato altri scopi per la vita tua, altre funzioni per te. Ma arrivare a quel punto abbiamo bisogno di discernimento, perché il bambino capriccioso, quando vede la porta che si chiude, piange e basta. Dice: ma perché allora Dio a me non mi vuole? Io avevo un buon sentimento, io volevo fare la sua volontà. Se Dio ti chiude una porta è per aprirtene un'altra. Se Dio mette un semaforo rosso, ha il valore di un semaforo verde.
È la stessa segnaletica di Dio per guidare la tua vita e portarti nella sua volontà. Il no di Dio non è un no capriccioso, non è il no qui comando io e fai quello che dico io, non è un no imperiale, ripeto, è un no paterno. Ora, quanti genitori sono qui e quale genitore darebbe veleno al proprio figlio? Alcuni glielo danno lo stesso con la Coca-Cola, beve, beve. Ma quali genitori darebbero veleno al proprio figlio? Quindi se il suo figlio pensa che una cosa gli fa bene, se un bambino è diabetico e si attacca a un dolce e lo vuole mangiare, e il papà, la mamma che dicono mangialo, hanno bisogno di dire il no. Se delle cose ci fanno male, noi dobbiamo conoscere il no. Ora, quando io ricevo un no di Dio, devo solo rimanere calmo e dire Dio ha uno scopo in tutto ciò. Dio ha uno scopo. Devo soltanto dire, Signore, posso capire e può darsi che Dio mi fa capire. Non sempre è detto che io devo capire quello che Dio fa, però molte volte Dio ci fa la grazia di farci capire perché Lui sta dicendo no alla nostra vita. Ora, vedete, ad esempio, mandarono a chiamare Gesù, vieni a casa nostra, nostro fratello Lazzaro sta morendo. E Gesù disse no. Ora, ritieni questo, che a volte i no di Dio sono per un tempo. Può darsi che per 4 giorni Dio ti dice no. Poi sta a lui. Può darsi che 4 giorni lui arriva a casa tua, tu dici vabbè, ma adesso è troppo tardi, è morto. E invece il Signore ha la soluzione. I no di Dio possono essere no per sempre e no per un tempo, ma in tutti i modi c'è l'amore, la protezione, la guida che Dio ha per la tua vita. Molte cose non riesci a capirlo. Quando Pietro voleva lavare i piedi a Gesù, Gesù voleva lavare i piedi a Pietro, Pietro disse no, Signore, e Gesù gli disse: guarda Pietro, ci sono molte cose che tu adesso non puoi capire, lasciami fare quello che devo fare. Allora, davanti ai no di Dio si eleva l'ignoranza nostra e Dio dice: molte cose non le capisci, ma fidati, lasciami lavorare nella tua vita. Lasciami lavorare, che nessuno sia in crisi per qualche no, ma che ognuno possa invece ricevere la benedizione di Dio. Se tu affretti i tempi e forzi i tempi, tu puoi trovarti in grandi problemi. Vedete, la gente ha cercato di forzare i tempi con Dio e a volte Dio è stato costretto. Ricordate nel deserto, no, mangiamo sempre questa manna, noi vogliamo un po' di sostanza, manda un po' di quaglie dal cielo. E sono arrivate le quaglie, Dio ha dovuto dire sì. Ma no, le quaglie vi fanno male, no, vogliamo le quaglie. È arrivata un'epidemia, che quelle quaglie è diventato un veleno nel loro corpo, nella loro vita, gloria a Dio. Vogliamo te anche noi, vogliamo te, tutti i popoli hanno re, ma guardate, sono io il vostro re. No, no, vogliamo re terreno, ma guardate, se faccio re, questo vi farà le guerre, vi prende le vostre famiglie. No, vogliamo il re, tenetevi il re. Saul, che ha incominciato a devastare il popolo di Dio, a fargli più male che bene. E allora quando Dio dice no, fidati perché il Signore ha qualcosa di meraviglioso per la tua vita. Vedete, Paolo fece quella preghiera, lui non capiva perché Dio diceva di no, lui pensava soltanto perché Dio si priva di un elemento come me, ma anche sotto l'aspetto così, cioè, di rivelazione, lui poteva dire ma come mai io che faccio miracolo, guarisco le altre persone, poi io devo avere questi problemi nella vita mia. Poteva farsi tante domande. E un giorno sentì una voce dal cielo che penetrò nel suo cuore e disse: è per il tuo orgoglio, per non farti inorgoglire, questa spina rimane conficcata nella tua carne. E allora Paolo capì che a Dio interessava più la sua formazione che la sua azione. In poche parole, volevo un Paolo che un giorno sarebbe andato con lui. Non voleva un Paolo che faceva miracoli e che poi poteva credere in quell'elenco di Matteo 7, quando nel nome tuo abbiamo profetizzato, cacciato demoni, andate via da me, maledetto, non vi ho mai conosciuto. Perché in quella crisi, quella sofferenza lo teneva in continua comunione col Signore. In più lui aveva fatto delle esperienze. Chi ci sta qui che è salito al terzo cielo e che ha visto e udito delle cose ineffabili?
Lui ha fatto delle esperienze così gloriose che aveva bisogno per forza di qualcosa che lo tenesse coi piedi per terra. E allora Dio gli rivelò: il motivo della tua afflizione è perché tu non ti possa inorgoglire. Quindi se Paolo correva questo rischio, lo possiamo correre molto di più noi. Quindi che Dio ci aiuti a capire perché egli fa questo. Quando lui si è presentato davanti a Marta e Maria, gli ha spiegato: questa malattia è per la gloria di Dio. Quello che è successo, il mio no serviva a rendere la vostra casa una testimonianza. La gente vedrà in questa casa e dire: qui c'era un uomo morto da 4 giorni e il Signore l'ha risuscitato. La vostra casa diventerà una benedizione, qui la gente sarà salvata. Se Dio avesse detto sì 4 giorni prima, tutta questa fama di Lazzaro della casa non avrebbe avuto il risultato e l'impatto. Nei no di Dio c'è la saggezza, nei no di Dio c'è l'amore. Gloria al Signore. Allora, in più i tempi di Dio, vedete, ci stava una coppietta, erano giovani, si chiamavano Zaccaria ed Elisabetta. Lui faceva il sacerdote nel tempio e pregava: Signore, dacci un figlio. E sicuramente Dio lo dà il figlio, noi serviamo Dio. La Bibbia dice: Dio onora quelli che lo onorano, la teologia a sostegno. Però questo mese niente, e il prossimo niente, e niente. E sono passato 12 mesi, niente. E poi passa un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, e sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Il no di Dio. Altre donne avevano avuto figli, ma il no di Dio per Elisabetta in qualche modo la tormentava, perché una donna ebrea era considerata maledetta quando era sterile, perché si diceva che non poteva partorire, quindi non avrebbe avuto la possibilità di partorire il Messia, e sicuramente aveva qualche problema. Ma quando Zaccaria aveva 50 anni più o meno, perché era, i sacerdoti svolgevano il loro ministero fino a 50 anni, ed era proprio l'ultima volta che lui entrava nel Tempio per offrire il profumo, era l'ultima occasione che lui aveva, entrato nel Tempio, a un certo punto si è presentato un angelo davanti e disse: le tue preghiere sono state esaurite. Ma quale preghiera? Quella che hai fatto 30 anni fa, 30 anni fa. Vuoi vedere che... Talmente dalla sorpresa divenne così incredulo che divenne muto. Divenne muto. Tua moglie rimarrà incinta. Ora vedete, se il sì di Dio fosse stato 30 anni prima, non sarebbe nato Giovanni Battista. Perché il sì di 30 anni prima avrebbe partorito un uomo qualunque. Il no di Dio e il sì di 30 anni dopo gli ha fatto partorire il profeta dell'Altissimo, colui che è andato davanti al Signore. Vedete quanta saggezza, quanta guida, quanto amore, quanti proponimenti Dio ha per la nostra vita. E se avesse detto sì, chissà quante volte hanno pianto: Signore, dacci un figlio, eh? Quante volte hanno pianto davanti al Signore? Ma 30 anni prima avrebbero partorito un figlio qualunque, 30 anni dopo è nato il grande Giovanni Battista. Frenati di donna, nessuno è più grande di lui, disse Gesù. Questi sono i no di Dio, quello che lui prepara per la nostra vita. Gloria al Signore. E allora, quando arriva il no a Davide, voglio invitarvi adesso a vedere dal verso 8 quello che succede nella vita di questa persona, perché dal verso 8 che abbiamo visto ci aiuta a capire adesso qual è la formazione. Quindi in che modo allora Dio mi può benedire? Verso 8, quindi vedete che Dio dice: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore. Ne abbiamo un attimo fatto un accenno prima. Dio è colui che ha preso la nostra vita. Vedete, noi formiamo la teologia come se la nostra teologia fosse più importante della volontà di Dio, come la nostra aspettativa è più importante di ciò che Dio deve fare. La nostra fede non costringe Dio, la nostra fede ci porta quello che Dio ha pensato per noi. La fede è un veicolo che ci fa ricevere quello che Dio ha stabilito per noi, ma non forza la mano di Dio. Non possiamo costringere a dirgli: Signore, io ho fede, tu devi fare questo. E che significa? Che la tua fede è più importante di Dio. Allora chi è il tuo Dio? La tua fede o Dio? La fede non è Dio, la fede è uno strumento che noi abbiamo. E allora Dio sta ricordando a Davide, e lui capisce bene, dice: sì, è vero, Signore, è vero, tu mi hai preso dall'ovile. E lui dice:
ascolta questa parola che riceve da parte del Signore, quindi ti ho preso dall'ovile e il Signore sta parlando in questi termini. Vai per favore al verso 12. Quando i tuoi giorni saranno compiuti, ti riposerai con i tuoi padri e io innalzerò il trono dopo di te e la tua discendenza. Qui vediamo che Dio ha pensato al tuo futuro. Se Dio avesse risposto a Davide, avrebbe escluso Salomone dal progetto di Dio. Vedete, alcuni no ci preservano dall'egoismo e dall'immediato, perché Dio non ha solo un proponimento per la tua vita, Dio ha un proponimento per i tuoi figli, per la tua discendenza, per i fratelli che arrivano qui. Dio non esaurisce tutto a te, tu ricevi il tuo, ma l'opera di Dio è più vasta della tua vita, è più vasta della tua persona, riguarda la tua famiglia, riguarda la Chiesa, riguarda la tua discendenza. Il progetto di Dio è ampio e esteso. E allora Davide a un certo punto deve capire questo, che Dio gli sta dicendo: io non solo voglio benedire te, se ti dico no adesso è perché voglio benedire la tua stirpe, voglio benedire la tua generazione. Adesso io potrei soddisfare soltanto la tua fama, la tua gloria, il tuo sogno e il tuo desiderio, ma io ho qualcosa di più grande per la tua vita. Ora il verso 18 dice che allora Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore? Il no di Dio forma il buon carattere. Davide era diventato grande, talmente grande che a un certo punto disse: io devo fare qualcosa per Dio. Cioè, se Dio mi fa una preghiera, io lo esaurisco. Devo fare qualcosa per Dio. Qui invece vedete il buon carattere. Chi sono io, Dio? Il no di Dio ha prodotto l'umiltà, ha prodotto la formazione. Il no di Dio ha cambiato la storia, la vita, l'interiore di quest'uomo. Il suo no gli forma il buon carattere. Il verso 19 lui dice: questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio, e tu hai parlato anche della casa del mio servo per un lontano avvenire. Questa è l'istruzione. Il no di Dio è l'istruzione. Vedete, molte persone pensano che attraverso una efficace scuola biblica si può capire la natura di Dio, ma la natura di Dio si capisce solo attraverso una rivelazione. Un no che istruisce più di 1000 libri. Egli sta comprendendo delle cose speciali per la sua vita, il no di Dio che lo istruisce. Il verso 20 dice anche una cosa in più: che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio? E per amore della tua parola, seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al tuo servo. E gli capisce che il no di Dio porta una rivelazione e comprende che tutte queste cose, vedete, per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore, hai compiuto queste cose a mio favore. È spogliato dalla sua grandezza, si è dimenticato delle sue gesta. Se il suo nome fosse stato scritto sugli obelischi, sarebbe uscito per cancellarlo subito, dicendo: addio la gloria, togliendo il suo nome da tutti i monumenti, perché egli viene formato da Dio. Ora, il verso 22 dice: tu sei davvero grande, Signore Dio, nessuno è pari a te, non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri occhi. Ora, vedete, questa preghiera la potrebbero fare tutte le persone che hanno ricevuto una grazia da Dio. Ma non so quante persone qui, avendo ricevuto un no da Dio, direbbero in questo modo: tu sei davvero grande, Signore, nessuno è pari a te. Qualcuno ti vede e dice: ma che grazia hai ricevuto? Io? Nessuno. Ma che cosa ti ha detto Dio? Che cosa ti ha dato Dio? Mi ha detto no. Mi ha detto no. Vedete, il vero adoratore. Ecco perché la Bibbia dice che Dio sta cercando i veri adoratori. Il vero adoratore non adora per quello che riceve, ma adora Dio per ciò che egli è. E allora davanti al no di Dio viene manifestato il vero adoratore.
Sono molti falsi adoratori che, sì, che sono qui come stanno lì alle feste del paese, il partito politico, se sale quello mi ha promesso il posto di lavoro, se viene quell'altro mi dà quest'altra cosa, gloria a questo partito, gloria a quell'uomo, gloria a quell'altro, ma qui Dio non sta promettendo nulla, ti sta dicendo soltanto quello che tu vuoi, non te lo farò fare. E allora quest'uomo risponde, tu sei davvero grande, Signore. Signore, aiutaci a diventare veramente veri adoratori, persone che davanti a un no possono fare una preghiera del genere, gloria al Signore. Il verso 23, quale popolo è come il tuo popolo? A questo punto Davide sposta l'attenzione da sé e la mette sul popolo di Dio. Il no di Dio ti unisce alla Chiesa e ti fa amare la Chiesa. Il sì è l'egoismo, il piano di Dio per la mia vita. Il mio dono, la mia capacità, il mio ministero, il mio impegno, quello che io sono. Il no di Dio ti fa amare la Chiesa, ti fa amare il popolo di Dio. A un certo punto, vedete, una persona che riceve il no da Dio comincia a dire quale popolo? È come il tuo popolo, come Israele. L'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti stai redendo dell'Egitto, delle nazioni, coi loro dei. Tu hai stabilito il tuo popolo Israele perché sia sempre il tuo popolo e tu, Signore, sei diventato il suo Dio. Vedete, quando noi abbiamo un problema, a noi non ce ne importa di nessuno. Qui invece Davide ha il problema, ha il sogno, ha il progetto, sta incassando il no di Dio e lui si affeziona al popolo e capisce che lui è una parte del popolo di Dio. Lui stava dicendo: io ti offro una casa, io ti faccio questo. Lui ragionava in termini individuali ed egoistici, adesso comincia a capire che lui fa parte del popolo. Tu non puoi offrire niente a Dio di tuo. Se tu eviti la Chiesa, se tu rifiuti la Chiesa, se tu disprezzi la Chiesa, quello che tu offri lo offri nella Chiesa e con la Chiesa. È lì che Dio ha stabilito il ministero, è lì che Dio ha stabilito la saggezza. Allora Davide a quel punto, mentre Dio gli dice di no, si lega di più al popolo di Dio. Vedete quanti ammaestramenti ci sono in un no di Dio. E poi dal verso 25 noi vediamo che il no di Dio ti insegna a pregare nella sua volontà. Perché lui comincia a dire: dunque, oh Signore, dunque, alla fine concludiamo. Dunque, oh Signore, la tua parola che hai pronunciato riguardo al tuo servo e alla tua casa, ti raccomando, mantienila per sempre, perché tu fai una casa a me e non io a te. Infatti, fa come hai detto, il tuo nome sia lodato per sempre, si dica il Signore degli eserciti e il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te. Gloria al Signore. Andiamo un po' più avanti. Perché tu, o Signore degli eserciti di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Come cambiano le cose. Abbiamo iniziato il capitolo dove Davide diceva: io ti edificherò una casa. Adesso dice: grazie perché tu mi hai edificato una casa. Gloria a Dio. Cominciamo a pregare nella sua volontà. Perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. Ora, Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità. Hai promesso questo bene al tuo servo, gloria a Dio. Verso 29 dice che il no di Dio ti dà la continuazione. Dio benedirà te, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi nipoti. Dio si prenderà cura della tua vita. Gloria al Signore. Ora tutto questo ci viene, gloria a Dio. 1.000 anni dopo, più o meno, un uomo stava pregando in un giardino, si chiamava Getsemani. Lui disse: io non voglio bere questo calice. E Dio invece gli disse: lo devi bere, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Vedete, a noi Dio ha detto no per delle cose che ci fanno del bene. Gesù ha detto: io vorrei evitare questo calice. Dio ha detto: no, lo devi bere, lo devi bere. Qualche giorno dopo, su un'altra collina, si chiamava il luogo del Teschio, Calvario, Gesù stava dando la sua vita. A un certo punto parlò in aramaico e disse: Eli, Eli, lama sabachthani,
che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Gesù ha incassato il no di Dio, stammi vicino sino alla fine, non è possibile. A un certo punto Dio girò lo sguardo e Gesù ha gridato di dolore per il no di Dio. Quindi questa mattina, fratelli cari, Dio ci chiama a maturità, affinché la sua presenza nella nostra vita ci educhi e noi comprendiamo il sacrificio, il valore di ciò che Dio ci ha dato. Desideriamo essere persone che vengono formate. Vedete, le parole di formazione molte volte sono quelle parole più difficili da capire e sembra che le nostre emozioni oggi non sono esplose, ma Dio ci deve formare, non sempre le emozioni fanno un buon lavoro. Le emozioni ci gasano a quel punto che a volte, come Davide, possiamo dire, Signore, se ti serve una persona capace, oppure cercherò di fare qualcosa per te, come se Dio avesse pregato. Invece oggi vogliamo dire, Signore, grazie. Guarda il tuo passato e considera che Dio ti ha preso dagli ovili, puzzavi, ma Dio ha fatto di te una persona dignitosa. Dio ti ha dato il meglio, non devi avere mai dubbi davanti ai no di Dio, non dubitare mai della sua natura e del suo amore per la tua vita, perché la tua vita è preziosa. I no di Dio richiedono l'amore, racchiudono l'amore per la tua vita. I no di Dio possono essere definitivi, ma Dio ti spiegherà. Possono essere per un tempo, Dio ti sorprenderà. Vogliamo alzarci in piedi, pregare il Signore in questo momento? Davide ha ricevuto la parola di Dio ed egli andò davanti al Signore. Fai la stessa cosa stamattina. Vai davanti al Signore e dici, sì Signore, perdonami. Perdonami Signore perché tutto quello che sono, io lo sono grazie a te. Quello che capisco, lo capisco perché tu me l'hai rivelato. Mi hai istruito, Signore. Ora, se l'Apostolo Paolo poteva avere problemi di orgoglio, se Davide poteva avere problemi di orgoglio, Signore, abbi pietà di me stamattina, abbi pietà di me. Quando penso, Signore, che io potrei essere di più, potrei fare di più, Signore, per quello che io sono e non per quello che tu mi comandi di fare. Signore, io voglio essere obbediente, voglio imparare l'obbedienza, Signore. Voglio essere sottomesso a te. Quando, Signore, la tua volontà sarà sì, gloria al nome del Signore. Quando sarà no, io dirò, chi è pari a te? Sei grande e tremendo. Alleluia, Dio onnipotente e meraviglioso. Io voglio essere un vero adoratore, Signore. Questa mattina ricevo la tua parola nel mio cuore. Ti ringrazio perché tu stai formando la vita mia. Mi educhi, Signore. La tua volontà non sempre va in accordo a quello che sono i miei desideri, ma sono i miei desideri a cambiare, non la tua volontà, Signore. Se tu hai combattuto con delle lotte interiori, con dei disturbi nella fede, se tu hai combattuto con un sentimento nel cuore nei confronti di Dio e sembra che Dio sia ingiusto verso di te, oggi chiedigli perdono nella sua presenza e digli, Signore, non voglio mettere in discussione il tuo grande amore per la vita mia. Digli, Signore, oggi io mi sento amata, amato da te. Il tuo no è un no pieno di compassione, pieno di preoccupazione per la vita mia. È un no che mi preserva dai pericoli, mi preserva del male. È un no che mi colloca nei tempi tuoi e nei modi tuoi. È un no che non soddisfa il mio egoismo. Ma tu vuoi benedire me, ma vuoi benedire anche i miei figli, vuoi benedire i fratelli che arrivano nuovi nella Chiesa. Signore, io non voglio essere presuntuoso da pensare che io ti possa costruire una casa. Come Davide voglio dirti, costruiscimi la casa, Signore. E ti ringrazio perché tu mi hai detto, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un luogo. Quando, Signore, la mia mente si confonde,
quando il mio spirito si esalta in un modo umano e non spirituale, io dico io farò questo per il Signore, io farò quest'altro, io farò quest'altro, tu sei andato a prepararmi un luogo. Io invece voglio essere obbediente alle cose che tu mi chiami a fare. Voglio che i tuoi no mi possano educare e darmi rivelazione. Voglio dirti come Davide, Signore, ma io chi sono che tu mi hai preso e ti sei rivelato la vita mia, mi hai dato il tuo figlio Gesù. Chi sono, Signore, io, la mia casa? E ci hai dato ogni tipo di onore, di dignità, Signore. Io puzzavo di pecore, io puzzavo di peccato. Puzzavo di peccato, Signore, puzzavo di morte. Ma tu, Signore, hai avuto pietà della vita mia. Che cosa posso offrirti io che non è tuo? Apostolo Paolo lo spiegherà ad Atene. Dio non abita in templi fatti di mano d'uomo, ma Dio abita nei cuori. Questo è quello che posso offrirti, Signore. La casa me l'hai fatta tu e mi stai preparando un luogo, ma qui, Signore, l'unica cosa che io posso offrirti è un cuore, il mio cuore, Signore. Che sia un cuore umile, Signore, che posso pregare come Davide, chi sono io, un cuore che riceve intelligenza dal cielo, un cuore che riceve rivelazione, un cuore, Signore, che non è capriccioso e che quando tu dici no, il mio cuore rimane ben disposto verso di te. Nessuna tristezza nel volto, nessuna amarezza, nessuna parola strana, nessun dubbio, ma tu sei davvero grande, Signore. Benedetto sia il tuo nome. Tu sei davvero grande, Signore. Tu sei davvero grande. Signore, i tuoi nomi fanno del bene. Gesù, i no del Padre, a causa del mio peccato, ti ha fatto bere il calice delle mie colpe. Hai bevuto i miei peccati, Signore. Come quegli uomini hanno dovuto bere il vitello d'oro, così amaro, tu hai bevuto l'amarezza di una vita costruita sul peccato. Hai bevuto le mie colpe, ti sei addossato delle mie iniquità. Sulla croce, quando cercavi il volto del Padre, tu non l'hai trovato. Dio ti ha detto no, per dire sì, per farmi del bene alla vita mia. Perciò io ti adoro, Signore. E qualunque cosa succede, io non voglio mai mettere in dubbio il tuo amore e la tua protezione sulla vita mia. Aiutami, Signore, aiutami. Voglio stare davanti a te, Signore, come Davide, a dirti tu sei davvero grande, Signore, sei davvero grande. Preghiamo, Spirito di Dio, entra nei cuori, illumina ogni mente, fa che questa parola crei l'effetto per la quale tu l'hai mandato. Maturità nella Chiesa, maturità, maturità.